Buongiorno Paolo e benvenuto al nostro caffè. Ciao Francesco. Allora, io stamattina vorrei parlare con te di un tema che credo possa incuriosire un po' chi ci ascolta. Allora, partiamo da una considerazione. È dal 2015 che con una legge dello Stato italiano, dopo molti anni dalla chiusura dei manicomi, tengo a precisarlo, sono stati chiusi i manicomi criminali, i manicomi dove venivano ospitati le persone, i pazienti, psichiatrici, autori di reato, no? È stato un cambio epocale, ma più che parlare della chiusura dei manicomi giudiziari, che se ne è parlato anche in altre occasioni, in altri ambiti di questi nostri caffè, con te, che parliamo di storia, credo che sia più interessante raccontare come i manicomi giudiziari sono nati, cioè qual è stata, diciamo, la loro origine e il razionale che ci stava dietro e comunque, diciamo, un po' la loro storia. Ok? Sì, ma la storia dei manicomi criminali in Italia e la discussione intorno ai manicomi criminali nasce sostanzialmente subito dopo l'unità. Tanto è vero che già al primo congresso della Società Fegnatrica Italiana, che si tenne a Imola nel 1874, era in programma la discussione sul manicomio criminale, un'istituzione che esisteva già nelle nazioni europee, che erano indipendenti, unite da più tempo rispetto all'Italia. In realtà a Imola poi non ci fu modo di parlarne perché non ci fu tempo, ma Serafino Biffi, che era uno dei leader, diciamo, della psichiatria italiana in quel momento, formulò una serie di quesiti sui quali una commissione avrebbe dovuto lavorare per poi parlare appunto del manicomio criminale nel secondo congresso della Società Fegnatica che ebbe luogo nel 70, 1877 ad Aversa. E questi quesiti del Biffi sono estremamente interessanti perché affrontano una serie di problemi che riguardano il rapporto tra psichiatria e diritto penale in questo caso, e il modo in cui gestire tutta quell'area appunto che è in condominio, diciamo, tra la psichiatria e il diritto, attraverso domande che sono sostanzialmente assolutamente attuali, che anche dopo la chiusura dell'ospedale psichiatrico giudiziario, appunto nel 2015, sono le domande, diciamo, ancora oggi all'ordine del giorno. Quindi potremmo dire che la discussione sui manicomi criminali comincia con una serie di quesiti che sono aperti oggi, in particolare quali sono le dimensioni del fenomeno, quali sono le caratteristiche appunto dei soggetti che devono entrare all'interno di questo discorso, quale può essere sul piano organizzativo la risposta a questo problema. Ecco, queste domande, diciamo, erano aperte in quel 1874 e sono ancora aperte a tutt'oggi. La discussione, poi, che ebbe luogo nel 1877 ad Aversa, fu una discussione molto aperta e decisamente molto interessante. I problemi quali erano sostanzialmente? I problemi sul tavolo. I problemi erano come gestire quelle situazioni nelle quali un delitto importante, in genere si discute, era direttamente da considerarsi conseguenza di una patologia appunto psichiatrica e sull'altro versante come
gestire quelle situazioni nelle quali la malattia mentale sopravviene durante l'espiazione carceraria, appunto, di una pena. Problemi che vengono riassunti nella formula: i folli rei, per quello che riguarda la prima casistica, e i rei divenuti folli, per quello che riguarda la seconda. Le idee degli psichiatri, appunto, che si dovevano confrontarsi a questo riguardo, tra il 1874 e il 77, sono in realtà idee molto eterogenee, e questo mi pare interessante, perché spesso si commette un po' l'errore di considerare gli psichiatri del positivismo, gli psichiatri di quel periodo, come una specie di gruppo sostanzialmente omogeneo. Ecco, invece, in particolare su questo tema, le idee erano decisamente diverse. In effetti, negli anni, appunto, intercorsi tra il 74 e il 77, si erano confrontati su questa questione due psichiatri abbastanza famosi in quel periodo: uno era Cesare Lombroso e l'altro era Serafino Biffi, appunto, milanese. I due si confrontano su una rivista, che peraltro esiste ancora, che sono i rendiconti dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. Apre le danze, appunto, Lombroso, il quale, per esempio, dice che occorrono molti posti in manicomio criminale, perché il problema è molto vasto, molto ampio, cioè quest'area di condominio tra la psichiatria e il diritto riguarda molte persone e costituisce un vero pericolo per la società. Quindi Lombroso auspica la creazione di molti posti letto in manicomio criminale. D'altra parte, il suo atteggiamento prognostico è votato al più nero pessimismo, per cui lui ritiene che queste persone che hanno compiuto un reato in corso di malattia mentale sono pericolose, rimangono pericolose e quindi sostanzialmente difficilmente possono poi essere dimesse dal manicomio criminale. Questa è una delle ragioni per cui occorrono, appunto, tanti posti letto. L'atteggiamento del Biffi è diametralmente opposto. Biffi ritiene che normalmente ai problemi per cui un delitto, un crimine è conseguenza di una malattia mentale, debba normalmente rispondere il normale manicomio. Ecco, quindi non occorrono tanti posti letto in manicomio criminale, perché quelli che dovranno andare in manicomio criminale sono poche persone, quelle per cui la gestione è particolarmente complessa e quindi il normale manicomio non è sufficiente. D'altra parte, Biffi ritiene anche che in caso di malattia mentale sopravvenuta in qualcuno che sta espiando la pena, questa debba essere gestita all'interno delle carceri, attraverso quelle che oggi noi chiamiamo articolazioni psichiatriche del carcere, cioè dei piccoli spazi, dei piccoli manicomi, allora potremmo dire, che lui descrive anche molto bene. Sono luoghi poco sovraffollati, naturalmente, che devono avere un loro cortile, una loro armonia, cioè spazi di cura ricavati all'interno del carcere. Quindi, in sostanza, sono poche per Biffi le persone che dovranno andare in manicomio criminale, quindi non ne occorrono molti. Scusa, Paolo, però a questo punto questa è l'impostazione teorica. Io quello che volevo capire è poi, nella pratica, il decisore politico, perché poi, come sempre in questi casi, mi capita spesso nei nostri incontri di sottolineare l'aspetto che il tecnico fa dà delle indicazioni o
propone delle soluzioni, ma poi è il decisore politico, per certi versi anche correttamente, che a nome per conto della nazione decide cos'è meglio per la nazione. Mettiamola nella maniera più semplice, no? E più chiara. Ecco, ma poi il decisore politico che cosa ha deciso? Cioè, cioè, alla luce di queste due posizioni e alla luce della nascita dei manicomi giudiziari, è evidente che ha vinto più la posizione lombrosiana, mi sembra di capire. Non proprio, perché in realtà poi la dimensione dei manicomi criminali rispetto alla popolazione dei manicomi è abbastanza contenuta, ecco, parliamo dell'1-2% dei posti letto, ecco, se vediamo la cosa rispetto alla realtà manicomiale italiana com'era, ecco, quindi diciamo che da un punto di vista dimensionale si tratta comunque di un'istituzione che rimane abbastanza limitata, abbastanza residuale. In realtà sì, prima di arrivare alla questione della decisione politica, che in realtà non ci fu, vale la pena di guardare ancora, al dibattito appunto che ebbe luogo ad Aversa, perché ad Aversa ci sono queste due posizioni che si confrontano, non ci sono né Bifi né Lombroso, ma insomma presenti, però le posizioni sono sostanzialmente queste, ma poi c'è la posizione di Andrea Verga, che è estremamente interessante. Verga ritiene che non ci sia necessità di manicomi criminali in Italia, perché appunto alla infermità di mente sopravvenuta possono rispondere le articolazioni psichiatriche del carcere, e alle persone affette da un'alienazione mentale che hanno compiuto un delitto può rispondere il manicomio. Deve rispondere il manicomio. L'Italia ha bisogno di altro e qui è davvero originale la posizione del Verga, cioè anziché fare dei manicomi criminali, occorre fare quelli che lui chiama dei claustri. Questi claustri sono delle istituzioni a metà strada tra il manicomio e il carcere, che appartengono al circuito carcerario, ma si avvalgono della gestione, della consulenza, diciamo, dello psichiatra, e devono ospitare tutte quelle situazioni che rientrano nell'area grigia, cioè tutte quelle situazioni. Oggi ci metteremmo, per esempio, senz'altro i disturbi di personalità, per esempio, no? Che non sono. Diciamo dove non è chiaro, ecco, qual è il rapporto tra la malattia mentale e il crimine. Quindi c'è anche un grosso rischio che il perito sbagli. Allora il claustro è questa istituzione intermedia che ha una caratteristica fondamentalmente pedagogica, insegnare sostanzialmente a vivere senza compiere delitti a questi soggetti. Che ospitando appunto le situazioni intermedie fanno sì che se il perito si sbaglia e considera non imputabile un soggetto che invece ha compiuto il crimine indipendentemente dalla malattia, oppure si sbaglia perché considera imputabile qualcuno che lo ha compiuto in rapporto con la malattia, in ogni caso con il claustro sbaglierà al 50%. Siccome secondo Verga è molto facile che i periti sbaglino perché si tratta di una materia molto complessa, l'esistenza di questo claustro mette a vento da eccessivi errori e insieme offre una soluzione per tutta una serie di situazioni che ancora oggi sono estremamente problematiche, perché a seconda dell'estensione che noi vogliamo dare a quella che in un lavoro avevo chiamato l'eccezione psichiatrica al diritto, cioè il fatto che i soggetti appunto affetti da malattia mentale non possano essere condannati, diciamo, alla pari degli altri, bene, a seconda dell'estensione che noi diamo a questa eccezione, avremo una popolazione più grande, meno grande, eccetera. Il claustro
va appunto ad intervenire in queste situazioni intermedie. Quindi un'ipotesi, questa del Verga, molto pratica, molto concreta, molto lungimirante, che purtroppo non viene recepita. In realtà, dicevo, il decisore politico non assume decisioni su questa questione così complessa, in cui i tecnici discutevano, ma anche i giuristi discutevano altrettanto ed erano altrettanto divisi tra loro. Infatti, quando nel 1889, quindi 2 anni dopo il congresso di Aversa, viene promulgato il codice penale Zanardelli, esso delude coloro che si aspettavano che tra le varie previsioni avrebbe previsto anche il manicomio criminale, perché non lo prevede. E la legge, per il codice penale, prevederà il manicomio criminale soltanto nel 1930, quindi più di 40 anni dopo, con il codice Rocco. Scusa Paolo, perdonami, io volevo capire, perché credo che ci ascolta, come dire, senta questo problema come un problema importante. Cioè, col codice Rocco vengono istituiti i manicomi criminali. Lì vanno le persone che vengono riconosciute affette, autori di reato, ma affette da una patologia psichiatrica, diciamo, rilevante, e comincia la storia del manicomio criminale. Non è proprio così, Francesco. Com'è che funziona allora? La storia comincia prima, perché in realtà, nonostante il codice Zanardelli non avesse previsto manicomio criminale, il manicomio criminale nasce ugualmente. Nasce per un'iniziativa amministrativa dell'amministrazione penitenziaria. Quindi il primo manicomio criminale viene fondato proprio ad Aversa, e questo è il motivo per cui il congresso della Società Fagnatica su questo tema si svolge proprio lì, a metà degli anni 70 dell'Ottocento. Nasce appunto... Cioè, scusa, per capirci, quindi nasce prima l'istituzione e poi dopo viene normata, cioè in qualche maniera il codice Rocco recepisce un dato di fatto, sì, norma, voglio dire, sì, obiettivamente, no? Sì, certo, perché l'istituzione nasce all'interno del circuito penitenziario, per iniziativa dell'amministrazione penitenziaria. Quindi nasce prima che ci sia una legge dello Stato che prevede il manicomio criminale. Ecco, però scusami, io volevo farti una domanda che è quella da 100 pistole, però io devo capirla questa cosa. Allora, lasciamo perdere per comodità dialettica il periodo di sovrapposizione tra la legge del 1904, l'istituzione preventiva, no, dei manicomi, la normazione fatta dal codice Rocco, fino diciamo al 78, cioè la storia di manicomio criminale è parallela alla storia dell'istituzione manicomiale in Italia. Poi però c'è il punto, come dire, di scrimine, che è la chiusura dei manicomi con la legge 180. Come mai sono passati tanti anni per sanare questa apparente contraddizione, no? Sono chiusi, non esistono i manicomi per i malati di mente, ma i malati di mente affetti da autori di reato continuano ad andare in un'istituzione che, nella migliore delle ipotesi, è un bel manicomio. Nella migliore delle ipotesi, perché poi, voglio dire, si è molto discusso, lo so, sul tema dell'assistenza, ma in realtà, specialmente io credo dopo il 78, anche il manicomio giudiziario aveva avuto comunque un'evoluzione dal punto di vista terapeutico. Questo lo do per scontato. Però il problema è che rimangono aperti. Perché è passato tanto tempo prima che si arrivasse ad una naturale chiusura? Oggi non parleremo della chiusura e delle considerazioni perché è un discorso troppo lungo e non abbiamo neanche tempo. Ma credo che storicamente sia interessante per noi capire, per te spiegare, perché c'è stato questa... Si è dovuto aspettare il 2014 per arrivare alla chiusura dei manicomi, e la loro chiusura non è stata conseguenziale alla legge che chiudeva i manicomi nel 68. Perché è successo questo?
Questa è Beh, l'ultima domanda che vorrei farti, che mi sembra fondamentale, no? certo, noi dobbiamo osservare che negli anni 70, in realtà, quando appunto si discute della chiusura dei manicomi, degli ospedali psichiatrici, esiste già il tema della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. In particolare, la questione era stata suscitata, diciamo, da un episodio drammatico avvenuto nell'ospedale psichiatrico giudiziario femminile a Pozzuoli, in cui una donna era bruciata sostanzialmente mentre si trovava nel letto di contenzione di un ospedale psichiatrico giudiziario. Tra l'altro, la sua storia è stata recentemente ricostruita in un testo molto interessante. Su questo, per esempio, nel 75 Luigi Pintor, appunto giornalista del Manifesto, pone con chiarezza il problema che gli ospedali psichiatrici giudiziari, questa istituzione un po' di cura, un po' di custodia intermedia tra carcere e ospedale psichiatrico, devono essere chiusi assolutamente. E Basaglia stesso, nei suoi scritti degli anni 70, evoca ripetutamente la necessità di chiudere gli ospedali psichiatrici. Perché invece resistono tanto e non vengono chiusi? Beh, fondamentalmente perché se già la chiusura dell'ospedale psichiatrico normale aveva incontrato tante obiezioni, tanti problemi che avevano a che fare con la pericolosità che veniva avvertita nei comuni malati di mente, possiamo immaginare che quando andiamo a parlare di malati di mente che già si sono in qualche modo sono andati già incontro al comportamento criminale, questo fantasma, diciamo, e in parte questa realtà anche del rischio di una recidiva viene avvertito con tanta più forza nell'opinione pubblica, nell'apparato giudiziario, securitario, eccetera. Quindi l'ospedale psichiatrico giudiziario viene conservato come, diciamo, l'ultimo luogo, diciamo, in qualche modo che con la sua, col suo tenere chiuse le persone, garantisce, la società rispetto a, quei malati mentali che giustamente o erroneamente, molto spesso erroneamente, perché poi molto spesso non avevano compiuto in realtà grandi delitti coloro che andavano in ospedale psichiatrico giudiziario, vengono però avvertiti come quelli più pericolosi. Perché allora poi ad un certo punto, in quel momento tra il 2008 e il 2014, questa spinta verso la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, che prima aveva incontrato per tutti quegli anni così tante resistenze, improvvisamente riesce a passare? Beh, lì c'è una congiuntura molto particolare, dalla quale poi derivano i problemi anche in gran parte della situazione attuale. Cioè, improvvisamente viene a crearsi una sorta, a mio parere, di comunanza di interessi tra coloro che volevano chiuso l'ospedale psichiatrico giudiziario perché lo ritenevano un'istituzione ingiusta, desueta, un ospedale psichiatrico in definitiva, che significava quel modello che ormai la psichiatria italiana considerava antiterapeutico. E diciamo il mondo della giustizia, che fino a quel momento aveva difeso strenuamente l'esistenza dell'ospedale psichiatrico giudiziario, ma per ragioni fondamentalmente di bilancio, in quel momento incontra anch'esso un interesse, diciamo, che va verso la chiusura. Ecco, quindi la chiusura riesce a diventare vincente proprio attraverso una combinazione tra queste due spinte in apparenza opposte, che
che vengono però a coincidere e a spingere entrambe verso la chiusura. L'interesse di natura fondamentalmente economica, finanziaria, del mondo della giustizia a liberarsi di questo costo, pur tenendo saldamente, continuando a tenere saldamente le redini della questione in mano, e questa è un po' la contraddizione con la quale ci misuriamo anche nei nostri giorni, e l'interesse del mondo, diciamo, più avanzato della psichiatria, che spingeva, come abbiamo detto, fin dalla metà degli anni 70 verso il superamento di questa istituzione che veniva considerata sommamente ingiusta e sommamente antiterapeutica. Sì, ti ringrazio, concludiamo questa, ti dico già questa, lo annuncio, ti dico già questa prima parte, perché secondo me la sottoportante su cui prima o poi dovremo tornare io e te, una prospettiva storica, è il concetto di pericolosità attraverso i secoli. Perché secondo me i secoli, attraverso il tempo. Nel senso che secondo me questo è alla base di tutto, perché l'attuale dibattito, e questo lo dico, me ne assumo io la responsabilità, l'attuale dibattito sul tema della pericolosità, che sta tornando in maniera molto forte anche all'interno della psichiatria, per molti fatti anche di sangue molto gravi che hanno colpito per esempio gli operatori della psichiatria, è un tema che rientra dentro quello che ti ho detto, cioè è il concetto di pericolosità che va capito, che è evoluto e che secondo me in questo momento si sta restringendo, cioè sta diventando qualcosa di più cogente, di qualcosa di nuovo preoccupante, e il problema è capire quali risposte si debba dare a questo concetto che esiste, ma che va risolto in una maniera intelligente. Non certo per ragioni economiche e non certo per ragioni ideologiche, aggiungo io, qualunque sia l'ideologia che vi sta dietro, da liberi tutti al tutti chiusi. Questo vedremo, ma ti dico, ti annuncio già che dovremo fare una puntata su questa cosa e ti ringrazio per questa carrellata storica che abbiamo fatto. Grazie. Alla prossima. A te, Francesco, volentieri, ciao.